la parentesi di Coppa, questi sono i primi tre punti nel ruolo del direttore sportivo con la Bolognese che c'è sotto la linea. Emozione e tranquillità, insomma, anche a fine partita, no? Beh, diciamo intanto che sono i primi tre punti della Bolognese in campionato, che questa è la cosa principale. Poi ovviamente io sono strafelice dell'esordio, sono strafelice del risultato, mentre dal punto di vista tecnico bisognerà ragionare su tante cose, credo, perché non abbiamo fatto una prestazione brillantissima, anche se in realtà abbiamo affrontato una squadra tonica, forte, che l'ha messa molto sul piano della corsa, creandoci diverse difficoltà. E dobbiamo migliorare, perché è un campionato con un livellamento importante. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti. Siamo una squadra completamente rinnovata e quindi ci daremo un po' di pazienza, penso. Detto questo, sono molto contento dell'esordio anche per me. Tu hai fatto un po' suonare un campanello d'allarme dicendo che questa partita era già da annoverare tra le importanti. Credo che la squadra abbia risposto, insomma, abbastanza bene dal punto di vista della determinazione, no? Sì, ci abbiamo messo un po', nel senso che noi dal punto di vista dell'aggressività, della cattiveria, della determinazione siamo entrati molto meglio nel secondo tempo. Però siamo arrivati al punto di volerla fortemente ed era quello che cercavo anch'io come risposte dopo aver parlato con la squadra venerdì. Quindi, ripeto, dobbiamo capire che è un campionato difficile, livellato, non regala niente a nessuno. Se vogliamo ottenere dei risultati importanti ci vuole massima concentrazione, determinazione e cattiveria agonistica. Vado su due trasferte consecutive. Adesso due trasferte consecutive, un mezzo derby perché sono Napoli alla fine. Che ha perso un pareggiato 1-1, la squadra, anche questa è una squadra attrezzata per restare in categoria. E dovremo affrontarla con lo spirito giusto, con tanta voglia, con tanto spirito di sacrificio e con tanta coesione di gruppo, perché il singolo ti porta avanti nell'episodio, ma il gruppo ti porta avanti in un campionato. Una domanda da DS: le defezioni di Giuric e Monteleone, quindi due centrocampisti che sono venuti in settimana, sì, saranno rimpiazzabili? Insomma, sarà un po' di fatica a centrocampo con i numeri? O... Non credo, perché noi intanto resteremo così comunque fino a fine novembre e noi abbiamo possibilità di far giocare anche Marco Cuomo da centrocampista. Stiamo aspettando che Thomas Herrmann entri in condizione, perché viene comunque da un infortunio estivo, quindi con i numeri ci siamo, non abbiamo grandi difficoltà, abbiamo anzi una rosa che secondo me ci permette di variare anche atteggiamento e modo di gioco durante una partita, cosa che è successa oggi, perché si è passati da 4-2-3-1 a 4-3-3 quando c'è stato bisogno, quindi penso che il mercato debba ritenersi per adesso chiuso. Ok. Bene, grazie. Grazie, forza Bolognese.